amici, ma soprattutto amiche e amanti del regolgometro vogatore che siete in tanti in questi ultimi 4 giorni ad avermi scritto varie domande, quale macchina, caratteristiche tecniche, pedane, lunghezza, rumore. Ho risposto un po' a tutti privatamente, ma in questo video cercherò di essere breve, cerco sempre di essere breve, sono sempre, mi trovate sempre prima di iniziare qualche video corso, qualche seduta, quindi sono sempre di passaggio. Oggi in questo vlog vi voglio parlare del fondo sul regolometro vogatore, ovvero come si fa fondo, minutaggio, chilometraggio e quali sono i colpi di media che si tengono normalmente in media. Minutaggio, fondo sul regolometro, cosa significa? Un range, una finestra di tempo che può essere minimo 45, massimo 90 minuti, quindi un'ora e mezza, ed è già tanto su una macchina stazionale, bisogna avere molta testa e molto focus e stimolo sull'obiettivo che stiamo targetizzando, quindi non è una cosa per tutti, ma normalmente il ritmo da fondo è tra i 18 e i 20 colpi. 18-20 colpi permettono di avere, di mantenere un'ottima cura e focus, concentrazione sulla tecnica di voga, soprattutto sul 3x3, che è la tecnica potenza, pazienza, pazienza, potenza, pazienza, pazienza, cioè proprio nella fase di ritorno si curano molto le tre fasi di voga e si recupera molto bene. 18-20 colpi ci consentono anche di migliorare l'ossigenazione e soprattutto di allenarsi al corretto ciclo di respirazione. Adesso in questo video vi faccio vedere. Normalmente, come imposto io i video corsi e i video tutorial, quando andiamo sul minutaggio, ultimamente sto facendo dei blocchi in aerobico progressivo, ma i 18 colpi, essenzialmente 18-20 colpi, che è il ritmo aerobico, ci consente nella fase di ritorno di riempire bene la cassa toracica. Essenzialmente il ritmo diventa questo. Si espira, si inspira. Questo è essenzialmente il ritmo del fondo. Tanti, a 360 gradi, indipendentemente dal sesso, dal genere, hanno l'abitudine di andare automaticamente in apnea quando si pensa ad una tecnica o ad un movimento coordinato, quasi come se ci fosse un interruttore, clic, in apnea. Invece no, più avete il focus sulla respirazione e più vi sentirete rilassati ed economici nel potenza. Andare piano non significa sottoallenarsi, perché se guardate bene, l'enfasi a 18-20 colpi è dato proprio da una spinta di gambe marcata. Voi potreste anche andare a 17 colpi così. Vedete quanta enfasi che c'è sulle gambe. Potete modulare voi quanto far lavorare le gambe, le cosce. E il ritmo da fondo l'abbiamo visto.
essenzialmente c'è un'enfasi con la spinta di gambe nella passata e un ritorno molto molto lento per recuperare il boom. Estendete nel ritorno braccia, addome e poi gambe, ma non fate l'errore che vedo fare da tanti crossfitter, che il 3x3, gambe, addome, braccia, braccia, addome, gambe, lo interpretano spesso in modo molto robotico, invece deve essere un movimento circolare continuo, stile da crossfit. Sono rilassato un po', però mi sarà capitato di averlo visto spesso, soprattutto questo movimento, tanti fanno così e poi non si sta così, soprattutto non si sta così, non si fa così sulla barra, X, ok? Altra cosa, e poi andiamo verso la conclusione. Come si tengono le mani sul manubrio? Si stritola il manubrio o deve essere una presa rilassata e morbida? Le mani non sono nient'altro che un punto di aggancio per scaricare tutta la forza. La forza viene scaricata dalle braccia verso, passa attraverso l'addome e vengono caricate le gambe. Quindi noi dobbiamo semplicemente essere appesi ai reni e basta nel ritorno, ma poi anche nella passata, semplicemente chiudere appena e rimanere con le dita in una posizione a gancio, agganciati in modo rilassato al manubrio. Si estende. Il fatto di lasciare andare il pollice sotto e rimanere agganciati con le dita così permette di curare meglio questo ritorno e il blocco del gomito. Il blocco del gomito non deve essere boom, come fanno i crossfit, un blocco secco, trac, così. Deve essere dolce, ma ci deve essere. E il ciclo si ripete. Respirate profondamente durante il ritorno, si espira sul finale. Ultimo aspetto, un ABC essenziale, il posizionamento dei gomiti, scusate. Allora, io ho osservato, c'è un ragazzo molto bravo, che è un ex cantiere, da cui ho imparato molto, e in generale potete guardare com'è il movimento reale sulla barca. Allora, vedrete spesso anche canali molto blasonati di canottaggio indoor, in cui l'istruttore barra praticante tiene i gomiti troppo vicini al costato, con di conseguenza l'effetto che, guardate in che posizione buffa sono costretti a finire il movimento i polsi, con i gomiti troppo vicini al busto, così. I gomiti vanno tenuti tendenzialmente in fuori sul finale, in modo tale da mantenere il polso in linea con il remo barra manubrio, ok? Non esageratamente in fuori, ma qui, come avverrebbe in acqua, qui. Adesso vi faccio vedere visione frontale, la diversità nella meccanica che c'è tra il premergometro e la barca. Allora, in barca il movimento nel ritorno è questo, quindi perché gomiti in fuori? Perché il movimento si chiude così,
ok? C'è un mezzo giro di polsi per tirare su fuori dall'acqua le pale, mettere le orizzontali che sfiorano l'acqua e tornare. E poi c'è questa apertura qui in fase di attacco. Ok, questa cosa qua, questo movimento della barca sul remergometro è impossibile replicarlo perché non abbiamo i remi. L'unica eccezione è utilizzare i remergometri a remi con l'unico handicap che quei modelli costano buoni, se volete un buon prodotto, costano una fucilata. Ho anche detto un occhio, dicasi un occhio per la testa, un occhio della testa. Per cui noi dobbiamo, durante il ritorno, estendere le braccia fino al blocco gentile del gomito, esattamente come sarebbe nella barca. Noi partiremmo così, ok, così. Questo non è simulabile sul remergometro, ma è simulabile però questo discorso. Quindi in avanti, blocco, blocco, le braccia rimangono distese, bam, e il movimento si ripete, bam, ma non così, è naturale stare così. Cercate di, un consiglio che vi do, e lo studio dei vari video di canottieri in gara in acqua vi dissipa ogni tipo di dubbio sulla tecnica. Voi la tecnica in acqua dovete cercare di simularla il più possibile sul remergometro. Un altro discorso a parte, magari poi lo approfondiremo in un altro video, è un'altra domanda: ma i polpacci lavorano nel ciclo di Boga, nell'azione di Boga? Perché questa domanda è arrivata? Perché obiettivamente, effettivamente, ci sono, quando si analizza il corpo di un canottiere, lo si vede molto strutturato, tranne che in questa zona qua, menziono un canale, tra l'altro è un youtuber molto simpatico, lo preferivo nei primi anni della sua attività, poi ha un po', tra virgolette, sbaccato anche lui sul commerciale, ma il canale si chiama Training Tall, è un ragazzo americano, sicuramente alto più di 1,90 m, ha un canale seguitissimo, ecco, lui è proprio l'esempio, se andate a vederlo capirete bene di cosa sto parlando, di atleta molto strutturato, adesso no, adesso un po' stronfato, ma nei primi video era molto ben strutturato muscolarmente, però polpacci sottodimensionati rispetto alla parte superiore, soprattutto rispetto alle braccia. Per quale ragione? Perché atleti mediamente alti, che sono anche quelli più performanti nel canottaggio, riescono a portare l'allineamento della tibia in verticale, probabilmente anche per una questione di flessibilità delle anche, stando con la pianta del piede appoggiata completamente sulla pedana. Avete visto che io, ad esempio, per portare le... poi l'allineamento cambia leggermente in base alla tipologia di remergometro che si usa. Io, per portare le tibie in verticale, devo alzare i talloni e partire nella spinta, nella passata, dalla punta del piede e poi spingere tutta la pianta. Questa partenza, ad esempio, mette sicuramente, partendo con il tallone su e la spinta dalla punta del piede, mette più enfasi al lavoro di polpaccio rispetto allo stare sempre con il piede appoggiato alla pedana.
e c'è in questo modo qua un minimo di sollecitazione sul polpaccio. Il polpaccio lo potete stimolare un pochettino di più se nel finale sentite proprio di, con i piedi, allontanarvi di forza dalla macchina, come se voleste fare una pressa, una leg press molto molto enfatizzata, che è proprio il piede che finisce la spinta e si sente proprio tutta la pianta che spinge, compresa la punta. Diciamo che è forse, sia in questo modo, è comunque una parte che non è altamente sollecitata nella lora. Ci sono l'85% dei muscoli in movimento, ma probabilmente le zone laterali della coscia non sono prese proprio direttamente, la parte interna, quindi l'adduttore, logicamente siamo su un movimento che andiamo da davanti a dietro, davanti indietro, non abbiamo spostamenti laterali, quindi queste fasce muscolari, diversamente da, ad esempio, come accade nello skate o nello sci di fondo, non sono propriamente prese, così come non è nemmeno propriamente e direttamente sollecitato il femorale, soltanto indirettamente. Chiusa questa parentesi, ho racchiuso un po' di domande che mi sono arrivate. Bene ragazzi, detto questo, concludo qua, vi saluto. Grazie per stare visionando in questi giorni molti minuti di video sull'indoor rowing, il regolamento dell'educatore come preferite, quindi ho pensato che fosse un'ottima idea rimpolpare il discorso. Fatemi sapere nei commenti qua sotto, like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Un saluto a tutti, come sempre, a Bombazzi!